Chiusura con il sole e con il pieno di visitatori ieri per Orticolario. La manifestazione florovivaistica in programma dal 2 al 4 ottobre a Villerba a Cernobbio è giunta alla settima edizione. Nemmeno il maltempo ha fermato in questi 3 giorni gli appassionati del verde che hanno sfidato la pioggia e il freddo per lasciarsi contagiare dalla bellezza, secondo lo slogan di quest'anno, e perdersi tra i fiori, le collezioni botaniche e le installazioni. Senso e filo conduttore della manifestazione quest'anno il tatto, senza dimenticare però vista e olfatto. Grande spazio all'ortensia, protagonista dell'edizione 2015. Come sempre non sono mancati i premi e le menzioni speciali per i fiori più rari o le collezioni più ampie. Tra le novità di quest'anno, il premio Oltre i confini, considerando gli spazi allestiti a Como e Cernobbio, vinto dal Giardino dei Sensi, realizzato nel cortile di Palazzo Cernezzi in città. Archiviato l'evento 2015, già si lavora per l'ottava edizione, in programma dal 30 settembre al 2 ottobre 2016. Il tavolo è messo a disposizione.